Bene amici di Medico Snake, benvenuti in questa nuova video recensione. Allora, prima di andare avanti, come ad ogni video, voglio ricordarvi di cliccare sulla campanella in basso a questo video in modo da attivare tutte le notifiche per i prossimi video che saranno caricati qui sul canale di Medico Snake. Ma detto questo, andiamo avanti. Questa settimana mi è arrivato un altro notebook, questa volta di casa Asus. Modello A56CM variante WX269H. Allora, tengo a specificare la variante perché di questo modello ce ne stanno ben 4 con alcuni cambiamenti hardware. Questa versione che ho provato io ha delle caratteristiche tecniche a top e dei materiali presenti nella parte superiore e nella parte centrale del computer che a me sono piaciute in particolar modo. Ma detto questo, andiamo a scoprirle insieme nella video recensione. Come di consueto, partiamo dalla confezione di vendita di Asus A56CM variante WX269H, che al suo interno, oltre al computer, troviamo il caricabatterie proprietario di casa Asus e una batteria rimovibile a 4 celle a ioni di litio da 2950 mAh. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo un 44 cm di larghezza per 34,5 cm di altezza, con uno spessore di 21 mm, con un peso di 2,3 kg. Parlando dei materiali, nella parte superiore è rifinito in alluminio di colore scuro, con delle venature chiaroscure al suo interno attenuate tra loro. Logo Asus posto al centro ed è molto piacevole al tatto. La stessa rifinitura in alluminio di colore più chiaro viene ripresa sul frame laterale, sul pulsante d'accensione, nella parte centrale dove viene ospitata la tastiera. Nella parte inferiore del computer abbiamo una rifinitura completamente in plastica, laddove si ha la possibilità di rimuovere la copertura, là dove sono presenti hard disk e modulo RAM per un'eventuale sostituzione. Sul frame laterale, dalla parte sinistra, vado ad ospitare il connettore per la ricarica da 15 volt, la griglia per il dissipatore e i vari ingressi come VGA, HDMI, Ethernet e un ingresso USB con tecnologia 3.0. Sulla parte frontale del frame vado ad ospitare i 6 LED di notifica, di cui la luminosità, stato in carica del computer, uso dell'hard disk, uso del wifi, blocco numerico e blocco maiuscolo, accompagnati dalle icone poste sui poggiapulsi. Restando sempre sulla parte frontale del computer, proprio sotto ai LED troviamo l'ingresso per i vari tipi di memoria come le SD card e le due griglie che vanno ad ospitare gli altoparlanti di sistema. Sulla parte destra del frame laterale vado ad ospitare il connettore da 3,5 mm per l'inserimento delle cuffie o microfono, due ingressi USB con tecnologia 2.0, un lettore masterizzatore CD-DVD e un ingresso laddove possiamo inserire il blocco esterno al nostro computer. Nella parte alta del display, proprio sulla cornice, troviamo la fotocamera da 2 megapixel con il LED di notifica d'accensione e microfono integrato. Sotto al display troviamo un leggero rialzo che fa riferimento alla batteria, accompagnato dal pulsante con LED di notifica d'accensione di colore bianco. Parlando della tastiera, ne troviamo una con tastierino numerico centigrado, con pulsanti ben distanziati tra loro e molto morbide alla pressione. Durante la digitazione non creano nessun tipo di fastidio, anche in ambienti poco rumorosi. Inoltre alla tastiera vanno ad aggiungersi tutte le funzionalità secondarie tramite la pressione prolungata e se tenuto premuto il pulsante FN, e tutte le funzioni secondarie sono presenti sui pulsanti da F1 a F12. Parlando del touch, vado con 6 volte una rifinitura in plastica con texture brillantinata che brilla in particolar modo alla presenza della luce. È molto allineato con la scocca e i pulsanti destro e sinistro sono integrati, divisi solamente da una linea centrale, e porta con sé alcune funzionalità software tramite gesture.
Parlando delle caratteristiche hardware interne, con sé non solo porta un'architettura a 64 bit, ma viene accompagnato da un processore Intel Core i7-3537U dual core da 2,5 GHz, accompagnato da ben 4 GB di RAM e 500 GB di hard disk, che tutto fanno girare Windows 10 Home senza alcun tipo di problema. Ma non è solo questo, al suo interno è presente anche una scheda grafica Nvidia GeForce GT630M da 1 GB dedicato. Grazie alle sue prestazioni il sistema operativo Windows 10 Home viene gestito in modo davvero ottimale, anche con l'applicazione aperta in background nel multitasking con il passaggio da una all'altra non crea nessun tipo di ricaricamento. Parlando del display abbiamo un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1366x768 pixel con tecnologia TFT, vale a dire a cristalli liquidi. I colori sono ben saturi e calibrati ed anche in inclinazione accentuate non si ha nessuna variazione di colore. Quanto riguarda la navigazione in internet, con copertura wifi il rendering delle pagine è molto veloce, si riesce a navigare molto bene e non si crea nessun tipo di ricaricamento nel passare da un tab all'altro. Per quanto riguarda la fotocamera invece, avendo un sensore da soli 2 megapixel, sia per quanto riguarda le foto e sia per quanto riguarda i video, purtroppo la qualità delle immagini non è delle migliori e lo potete notare da esempio a seguire. Per quanto riguarda l'uscita audio, grazie ai suoi due altoparlanti posti in basso nella parte frontale del computer si riesce ad avere un audio pulito e ben calibrato ed anche volumi accentuati non tende a distorcere e per questo vi ho preparato una prova audio. Andiamo ad ascoltarla insieme. Per quanto riguarda il gaming devo dire che sono rimasto molto soddisfatto, infatti lo potete notare qui alle mie spalle perché ho avviato il notebook Asus con Netbook Speed Most Wanted. Grazie al processore Intel Core i7-3537U dual core da 2,5 GHz e grazie alla sua scheda grafica Nvidia GeForce GT630M da 1 GB dedicato, sono riuscito ad avviare Netbook Speed in pochissimi secondi. Ai massimi dettagli la giocabilità era buona e non si è verificato nessun calo di frame durante il gioco. Parliamo dell'aspetto più importante, ovvero la batteria. Devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto anche da lei. Infatti grazie ai suoi 2950 mAh mi ha permesso di arrivare ad 8 ore di utilizzo molto intenso. E per quanto riguarda i tempi di ricarica, impiega all'incirca 2 ore per la ricarica completa. Per quanto riguarda la disponibilità di Asus A56CM variante WX269H, ancora oggi lo si riesce a trovare nei negozi fisici e negli store online come Amazon e si piazza sulla fascia di prezzo tra i 550 euro e i 650 euro. Bene amici di Mythical Snake, siamo giunti alla fine di questa video recensione e per avere altre informazioni e il link d'acquisto del notebook Asus A56CM variante WX269H sono online da oggi sulle pagine di mythicalsnake.servista.org. Il link per andare all'articolo completo come di consueto ve lo lascio qua in alto a destra nelle schede e nella descrizione del video, insieme a tutti gli altri link per seguire Mythical Snake sui vari social, insieme al pulsantino per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Voglio ricordarvi che facendo la condivisione di questo video, lasciando un commento e lasciando un like, aiutate il canale Mythical Snake a crescere. Per Mythical Snake, Raffaele Mauriello.